Va a Nuova Fete, derby della Valmarecchia con i Verrucchi o Festival degli Infortunati da una parte e dall'altra. In Nuova Fete riscopre Fabrizio Cupi, terzino Goglia d'Or, e rimane in vetta per la seconda giornata consecutiva in coabitazione con il Granata dopo averla appaiata nel recupero di mercoledì sera con il San Clemente, vinto per 3-0. La partita odierna mette in vetrina l'ottima partenza del Verrucchi che sulla sinistra mette al centro questo pallone invitante per la botta sicura di Genghini, bloccata a terra da Semplini. La partita è molto equilibrata. In Nuova Fete replica con questo scambio a radici Gori che porta l'inserimento del terzino in area di rigore chiuso tempestivamente dall'uscita dei Maggioli. Verrucchio che prova a colpire a questo punto a calcio piazzato, ma il colpo di testa di Dragoni si spegne a lato. Con l'immagine a cura degli Sadrudi passiamo nella ripresa. Ospiti subito avanti con il tiro di Riccardo Colonna bloccato da Semprini. Da rimessa laterale il terzino in maglia numero 2 diviene ancora protagonista con questa incursione in area di rigore con un destro a giro che termina a lato. L'inserimento di Colonna scaturisce ancora una volta in area avversa una mischia che porta alla presa Semprini, mentre poco dopo è Genghini a bucare l'appuntamento con il pallone. In Nuova Fete si mostra attendista, Mantini vince un contrasto, Cupi risponde presente e batte Maggioli, ma il terzino è colto in posizione di offside. Il Verrucchio a questo punto decide di spaventare Semprini con questo colpo di testa di Genghini che non inquadra il bersaglio, mentre sul versante opposto in Nuova Fete passa. 22esimo da una punizione battuta da Babini, il pallone viene sporcato da Morciano, il neoentrato mette nelle condizioni Cupi di colpire di testa e di bucare la retroguardia ospite. Inutile disperato salvataggio sulla linea di porta ad opera di Campidelli. Neppure il tempo di stappare lo champagne che lo schema si ripete. Babini batte la seconda punizione, addirittura Cupi rovesciata emula bomber Muratori non facendolo rimpiangere. 3 gol in 4 giorni per il terzino gialloblu. D'applausi il gesto tecnico. Replay meritato. Il Verrucchio riesce a rispondere solo all'89esimo. Colonna di scaltezza batte velocemente un calcio di punizione traversando al centro per Radu che non tradisce l'appuntamento con la rete. Giochi a questo punto riaperti. In pieno recupero Dragoni spreca l'occasionissima del pareggio calciando a lato facendo esplodere così tutta la gioia della panchina gialloblu che definisce la propria vittoria un successo di cuore voluto fortemente dalla squadra dopo l'infortunio accorso a Muratori. Un calcio dunque alla sfortuna, quello che vorrebbe dare il prima possibile il Verrucchio più bombato dal primo al sesto posto in classifica.